Il mercato vitivinicolo abruzzese è in crescita e il vino abruzzese piace. Da uno studio Coldiretti, il vino abruzzese si conferma un prodotto sempre più apprezzato anche in Italia ed il Montepulciano d'Abruzzo è il vino più venduto della grande distribuzione. E la cantina Collefrisio racconta la sua storia ai visitatori della 53esima edizione del Vinitaly attraverso l'esposizione di vini che sono il frutto della tradizione ma con uno slancio proteso all'innovazione. Una storia che nasce dall'incontro di Amedeo De Luca ed Antonio Patricelli, vignaioli di terza generazione, che scelgono di iniziare anche a produrre vino. Collefrisio è un'azienda che nasce nel 2005 da un sogno, da un'idea e da un sogno da parte mia e di Amedeo De Luca. Abbiamo creato questa cantina sull'Ortonese nel comune di Frisa, un'azienda di circa 55 ettari di proprietà più un'altra parte in affitto e da lì diciamo che nasce l'idea, diciamo dalla proprietà nasce l'idea di Collefrisio. Collefrisio produce principalmente tutti i vitigni autoctoni abruzzesi e più adesso negli ultimi anni stiamo sviluppando anche diciamo personalizzando diciamo dei blend tipo pecorino con pino grigio oppure primitivo con Montepulciano. Comunque l'evoluzione aziendale è stata molto forte in questi anni, in poco più di 12-13 anni siamo riusciti a conoscere, a toccare e ad essere presenti in circa 44 paesi nel mondo. Il nostro know-how è principalmente nel mercato straniero. Ma per un semplice motivo, la saturazione del mercato locale chiaramente ci ha portato da azienda giovane che eravamo a quello di percorrere altri lidi. E niente, insomma, ogni anno il Vinitaly per noi è il nostro esame, la nostra prova più importante. Dei fiere di fiere ne facciamo tante, dalla Provine di Düsseldorf alla Vini Sud a Vini Expo Hong Kong, Vini Expo Bordeaux e quant'altro, però il Vinitaly è sempre il Vinitaly, è come quando giochi una partita importante in casa, quindi bisogna essere in forma, essere al completo di squadra e cercare di proporre il meglio aziendale. Quest'anno riproponiamo diciamo, il vino In e Out, che è una bottiglia molto molto particolare che nasce da una nostra idea, quella di legare l'Occidente con l'Oriente, e da qui nasce In e Out con la particolarità e anche diciamo la carpa è il pesce tridimensionale, quindi per la prima volta viene applicato un simbolo tridimensionale sulla bottiglia e dobbiamo dire adesso a distanza di 7-8 mesi dalla presentazione che ci sta dando veramente tanto tanto successo. Quali sono le caratteristiche di questo vino? Ma la caratteristica principale è innanzitutto è un Montepulciano 100% del 2014 in questo momento e poi la piacevolezza, è un vino molto piacevole, morbido, equilibrato che riesce ad attirare l'attenzione specialmente dei paesi asiatici. Quindi parlo di Giappone, parlo di Cina, parlo di Vietnam, Cambogia, Thailandia, Filippine e via dicendo. Quindi perché? Perché loro non sono abituati alla tannicità del Montepulciano. Quindi diciamo che al di là dell'etichetta c'è stato anche lo studio del vino, studiare il vino adatto per loro, quindi diciamo portare il Montepulciano ad essere un vino che potesse
andare bene per, diciamo, questa nuova cultura del bere. Ed è da qui nasce In e Out. Altre particolarità è che io, che immaginavo e pensavo che potesse essere solo un vino orientale, mi sono dovuto ricredere, perché sia l'immagine che la piacevolezza del prodotto ha aperto, diciamo, anche altri mercati, diciamo mercati locali, parlo dell'Europa, in Europa comunque è ben considerato, ma anche negli Stati Uniti. Quindi, insomma, alla fine, come tutte le cose, tu pensi che è un prodotto, può essere di nicchia per un certo paese, e poi ti rendi conto che la cultura si ritrova sempre, no? Autoctoni della Collefriso sono i classici, diciamo, che troviamo in Abruzzo, quindi dai bianchi quali il Trebbiano, la Passerina, il Pecorino, al rosso che la fa da padrone, come giusto che sia, il Montepulciano. Noi, come anticipato Antonio, facciamo tantissime estero su oltre 40 mercati. Abbiamo visto che in alcuni mercati il Montepulciano è il nostro apripista, diciamo, è il nostro biglietto da visita nelle varie soluzioni, diciamo, da quello fresco d'annato fino ai Montepulciani più importanti, alle riserve. Dunque l'Abruzzo è protagonista anche quest'anno alla Vinitaly 2019 con dei risultati veramente importanti, si sta crescendo tanto in questo settore. Sì, l'Abruzzo sta crescendo tantissimo, specialmente come export, perché, diciamo, il valore aggiunto negli ultimi anni viene dato proprio dall'export, anche perché l'Abruzzo non è conosciuto come noi pensiamo, perché c'è ancora tanto da fare, ma tutte le aziende come la mia, come le cooperative, ma anche quelle più piccole nate adesso, si stanno attrezzando in modo giusto per farsi conoscere in questo mercato così vasto. Secondo lei cosa si deve ancora fare per crescere e per crescere bene? Cosa manca ancora? Comunicare l'Abruzzo, questo manca, perché i prodotti, io penso che il livello qualitativo dei vini abruzzesi è salito tantissimo. Quello della conoscenza dell'Abruzzo c'è ancora tanto da fare, infatti noi quando siamo all'estero i primi 5 minuti non parliamo di Collefrisio, della nostra azienda, ma facciamo promozione turistica. Perché sicuramente uno dei punti di forza della nostra terra è proprio la sua bellezza, i suoi paesaggi meravigliosi e le sue infinite risorse enogastronomiche. Enogastronomiche è il mare, la collina e la montagna, che quando io vedo, quando i nostri clienti esteri ci vengono a visitare, rimangono letteralmente stupefatti di quello in pochi chilometri, in pochi minuti riusciamo a fargli vedere. Dunque bisogna comunicarlo al mondo. Assolutamente, specialmente ai nuovi mondi, ai nuovi mercati che sono attualmente quelli più interessanti.